Siamo qui con la signora Francesca Conti che ci racconta la sua esperienza, che è venuta a raccontare al convegno di Education 2.0. Allora, io sono una giornalista, mi occupo di educazione ai media all'interno dell'Istituto degli Innocenti, che è una storica istituzione fiorentina che si occupa da 6 secoli di tutela dell'infanzia. Dal 2007 facciamo dei laboratori, degli interventi nelle scuole elementari, medie e adesso anche superiori di educazione ai media, vecchi e nuovi. E abbiamo cominciato con proprio un'educazione alla lettura dei giornali e adesso continuiamo con un'educazione ai nuovi media, quindi un'educazione alla navigazione sicura in rete, ma soprattutto navigazione sicura e consapevole. Abbiamo un progetto che appunto è nato nel 2007 che si chiama troll.it, tutti i ragazzi ora online, diciamo, è un acronimo, ma oggi sono venuta qua a raccontare un progetto ancora più ampio che si chiama Crescere che Avventura e che ci è stato finanziato dalla Fondazione Telecom Italia all'interno di un bando per la valorizzazione dei beni invisibili. Noi abbiamo scelto però non di restaurare un palazzo, un archivio, ma abbiamo deciso di rendere visibile l'archivio storico del nostro istituto e quindi tramite le nuove tecnologie, aprirlo ai ragazzi delle scuole, farli venire in visita, realizzare per loro con i nostri educatori dei percorsi laboratoriali all'interno delle loro scuole, perché appunto loro possano conoscere le storie dell'infanzia passate appunto dal 1400 fino agli anni 70 e 900, confrontarle con le proprie, imparare anche a raccontarsi. Tutto questo usando le nuove tecnologie. Abbiamo un sito dedicato, 2 piattaforme, una per elementari e medie che è appunto troll.it e una per le superiori che è ripplemax.net. Abbiamo sviluppato 2 applicazioni e poi restituiremo il tutto in un libro sia cartaceo che ebook. E chiaramente tutto questo con l'utilizzo anche dei social network più popolari. Gli studenti possono conoscere questo patrimonio anche attraverso appunto l'uso di internet e di applicazioni anche che avete creato ad hoc. Assolutamente, 2 app per smartphone e poi svilupperemo un touchscreen che sarà messo appunto all'interno dei nostri cortili monumentali, ma quello che è più importante oltre a conoscere è che questa conoscenza serva ad avere uno sguardo critico, quindi è interessante la partecipazione anche di Wikimedia Italia, quindi c'è un archivio storico ma anche quella che è un po' un'enciclopedia partecipata, quindi anche da Wikimedia i ragazzi imparano a distinguere quelle che sono le fonti attendibili da quelle non attendibili e a scrivere una voce. Quindi diciamo un approccio critico ma anche una consapevolezza imparando a raccontare di se stessi, mettendo a confronto le storie dell'infanzia, del passato con se stessi. All'interno c'è anche una mostra che si chiama Figli d'Italia, proprio abbiamo fatto questo lavoro per i ragazzi, cioè recuperate le storie che potevano essere più simili ai ragazzi di oggi, che storie che parlavano di migrazione, che parlavano di scuola, di lavoro, di famiglia, di genitori persi e poi ritrovati, che in questa maniera i ragazzi potessero vedere come in fondo i ragazzi che in qualche maniera poi sono diventati cittadini italiani erano simili a loro, e quindi molto interessante in questo anche il lavoro che facciamo con i ragazzi migranti. E come è stata la risposta appunto dei ragazzi a questa? Allora, noi siamo all'inizio del secondo anno, perché questo percorso è su 2 anni, poi facciamo anche percorsi più brevi di 1 anno, ovviamente non tutte le scuole possono, chiaramente è tutto gratuito. La risposta è stata, devo dire, per noi molto soddisfacente soprattutto con i bambini più piccoli che appunto come sempre si sono approcciati con grande entusiasmo e quindi condividendo quello che avevano scoperto, ma anche racconti di se stessi. Gli adolescenti, ma anche con loro a fine percorso siamo riusciti comunque in qualche maniera a imparare divertendosi e giocando, quindi sono andati in giro a fare interviste, andate in giro con questa grande filza d'archivio a fare le interviste in giro per Firenze,
hanno capito appunto questo, come dire, quello che volevamo un po' creare, un archivio del presente che fosse in continuità con quello del passato. Quindi gli studenti acquisivano anche una maggiore competenza nel saper parlare, comunque nell'esporre le proprie esperienze. E soprattutto scrivere. Soprattutto scrittura. Sì, diciamo, le competenze che andavo a toccare erano intanto storiche. Storia dell'arte, perché insomma abbiamo anche un'ampia raccolta appunto di una pinata cos'è, insomma piccola ma piuttosto ricca, storia dell'arte, e poi appunto questo approccio con la comunicazione. Hanno imparato anche a sviluppare appunto linguaggi di comunicazione, hanno prodotto video. Quindi diverse modalità comunicative, scritta, parlata, ma anche multimediale. Assolutamente. La ringrazio moltissimo. Grazie.